Salve ragazzi, anche qui oggi a parlare insieme a voi di che cosa? Di un tema di attualità, anzi di super attualità, della giornata di domani, cioè quello che è l'apertura del campionato. Oggi è ore 21:30, in una bellissima giornata di sole, 24 agosto, e domani sarà il 25 e aprirà il campionato, come ho già detto. Ebbene, vi voglio parlare di qualcosa che 15 giorni che la Gazzetta dello Sport ci martella. Conte, ok, perché deve essere squalificato per 9 mesi, sai, non è giusto, calcio scommesse, lui non era coinvolto, sapeva dei fatti ma non ha parlato. Vi voglio dire, se dobbiamo indagare su queste persone, mezza Italia dobbiamo indagare, ok? Perché io che giro l'Italia, come se voi andate a visualizzare gli altri video che ho fatto, non faccio altro che nella mia vita girare i posti in posti per informarmi sui fatti, io avevo già racimolato diversi anni fa, che magari però non ho tolto mai il mio sfogo, ma adesso mi sfogo a dirlo, che ho girato nei posti dove abitavano questi calciatori e in quelle cittadine era cosa di massa che giocavano le scommesse a fine campionato di Serie B e Serie A e giocavano su delle partite sicure, che sapevano di vincere e sapevano che il risultato era certo e la vincita di qualche migliaio di euro l'avrebbero intascata. Quindi non hanno scoperto qualcosa che ormai era diffuso troppo nella massa, nella gente, lo sapevano tutti. Qualsiasi bar, qualsiasi quartiere. Quindi logicamente chi non è nato a Cervia, non è nato a Bergamo, non è nato a Lecce, magari no, in altro, contestualizzato in altri ambienti magari non lo sapeva, ma nelle cittadine dove abitavano questi personaggi dello sport, nelle loro situazioni di compiacenze o amicizie, gli dicevano gioca sta partita, gli facevano sto favorino, insomma, perché noi siamo lo stato dell'Italia del favoritismo, lo stato della compiacenza, lo stato che cerchiamo di dare, che ti tendo la mano, ti do una scarpa e la seconda te la do dopo che mi hai dato il voto. Quindi questo Conte squalificato, non squalificato, bon, deve pagare perché sapeva dei fatti e non ha fatto niente per fermare la macchina. Però logicamente io non so né pro né contro, però devo dire, se dobbiamo colpevolizzare qualcuno, colpevolizziamo la massa, le migliaia di persone che sapevano di questi fatti, perché se le procure sono andate a indagare è perché migliaia di persone sapevano, e io lo so per certo, perché io sono vissuto in quelle città, ci sono passate e vedevo la gente che si beffeggiava con queste cazzo di bollette. Però hanno dato sfogo perché ho detto non sapevo come concretizzare, perché anch'io comunque sia mi sento inglobato in questa politica che vuol dire tutto si fa per il bene dell'altro, per cercare in qualche modo di non sviluppare nessuna protesta. E voglio dire, allora cerchiamo di far sì che creiamo il loro metro cubo, l'Aspromonte ci vuole per questa gente, li mettiamo in un metro cubo di terreno, scaviamo una terra dove li lasciamo lì, naturalmente con una bella gittatina di cemento, gli diamo pane e acqua e i loro familiari devono crescere lì per diversi mesi, poi vediamo se la persona, qualche rea di qualche fatto, prende consapevolezza, prende coscienza che bisogna maturare un altro tipo di modalità di esprimersi nella società, di non creare problemi sugli altri per creare un po' più benessere. Dobbiamo fermare questa macchina economica che è creata sulla speculazione della problematica dell'altro, ok? Basta! Ok, dobbiamo cercare di canalizzare che il nostro benessere deve essere dato da noi stessi e basta, non dall'approfittarsi di quello che è più debole, di quello che arranca, di quello che non ha la capacità, magari perché ha saputo fare della sua vita solo la zappa alla vanga. Col Aspromonte, ragazzi, cerchiamo di crearlo nella mente di tutti, Aspromonte metro cubo per qualsiasi persona, ok, senza fermarci con la retorica, col dire ma non è giusto, è giusto, non è giusto, no, dobbiamo crearcela, perché Conte va squalificato come le migliaia di persone vanno squalificate per la condotta che hanno tenuto. Ragazzi, questo lo sapevano tutti, andate nei vostri angoli delle vostre città dove sono nati i vostri beniamini sportivi e anche a Bergamo, a Cervia o a Lecce o a Bari o a Siena, vedrete che nel contesto si vanno a indagare, lo sapevano nei bar, nei circoli sportivi, lo sapevano che si guardavano le scommesse, ok? Quindi Conte facesse basta da farsi che vuole dire ah ma guarda te, vuole cascare dal cielo. Ok, cosa vuole cascare dal cielo? Stavo in un ambiente sportivo che contraffacevano i risultati sportivi. Come facevano a sapere che era un allenatore?
e di dover spronare la squadra. Basta, Aspromonte ragazzi, questa gente ci vuole il loro metro cubo, cerchiamo di capirlo. Vi voglio che commentate, che ardite le risposte sui miei video, perché ultimamente vi vedo un pochettino lenti, un pochettino non più stimolati. Vi voglio vedere curiosi, voglio vedere dinamici su quello che vi porto a dire, perché puttana Eva, nessuno mi dà uno spazio in più per cercare di creare un qualcosa che porti cambiamento, porti mutamento a livello sociale. E purtroppo non penso che possa farlo manch'io, ma nemmeno io. Però ho detto ormai basta, è anni che sto lì tacito a consentire comunque sia che le cose vengano fatte. Adesso io urlo quello che ho da dire. Non posso sopportare questo silenzio che ha portato sì che gente ci ha fatto degli stipendi mastodontici per se stessi. Adesso Doni oppure Conte non servono più a nessuno, perché i redditi l'hanno fatti, ma la procura non è che hanno confiscato i loro beni, ha solo detto che la condotta sportiva era una condotta illegale e che quindi vanno puniti per quello che è il regolamento sportivo. Ma non è poco, Aspromonte ragazzi, diciamolo a tutti, metro cubo di terreno, pane e acqua, da soli, isolati, vediamo se cambiano. Vi voglio sentire domani, vi voglio polemizzare, vi voglio concretizzare la cosa, ok? Ciao ragazzi, siamo a Corinaldo, adesso ve lo dico, ciao!